E adesso a te l'onore di presentare quest'altro gruppo. Allora, è l'unica serie che vedo effettivamente in TV. Anche questa serie parla di principi e principesse, solo che lo fa nel mondo attuale, in una cittadina del Maine, una cittadina su cui grava una maledizione di una perfida strega, che poi è anche il sindaco. Insomma, è una lunga storia, un po' una storia familiare, ma ce la raccontano i ragazzi di Once Upon Italia Cosplay! No, dovreste applaudire, di solito quando uno dice il titolo... Salve! Ho intenzione di cambiare il passato. Quando nascerà quel bambino, io tornerò indietro a riprendermi la vita che ho sempre meritato. Siamo intrappolati nel passato. Me ne sarei dovuta andare nell'istante in cui abbiamo sconfitto Zelda. Queste cose non capitano a New York. Come lo trovo un modo per tornare nel futuro? Chi sono, Marty McFly? Ascoltatemi molto attentamente. Non so quanto squallore e disperazione abbiano potuto sopportare finora le vostre patetiche vite, ma non sono nulla in confronto al tormento e alla sofferenza che potrò infliggervi. Se me ne andrò da qui insoddisfatta, qui lei vicino. E anche peggio senza i suoi tagliar firmati. Se dovessi scoprire che qualcuno in questo villaggio ha aiutato la fuorilegge Biancaneve, quel qualcuno soffrirà. Trimontino, tu devi ascoltarmi. Perché dovrei farlo? Perché se non lo farai non vedrai mai più tuo figlio. E tu che ne sai di mio figlio? Si chiama Belfire e tu stai pensando di lanciare un sortilegio nella speranza di ritrovarlo. Che cosa sei, una strega? No, sono quella che romperà il sortilegio e ti aiuterà nell'impresa. Sono il frutto dell'amore vero. È parte del mio piano, ma non l'ho messo in atto. Ma lo farai e avrai successo. Ma i viaggi nel tempo sono impossibili. Sì, beh, ecco, qualcuno ha trovato il modo. Ci serve il tuo aiuto. Abbiamo impedito l'incontro fra i miei genitori. E Trimontino, siete tornato. Avete bisogno di qualcosa? Scusatemi, noi ci conosciamo. Scusa, no. Il signore oscuro mi ha parlato di te. Davvero? No. Va via, va a leggere un libro o fai qualche altra cosa. Torna dopo, per favore. Potrebbe chiedermelo gentilmente. Potrei anche trasformarti in un rospo. È un miracolo che vi siate innamorati. Che cosa? Insomma, prima mi dici che lascerò in vita il pirata e ora che mi innamorerò della domestica. Hai intenzione di uccidermi? Dubito tu possa esserne capace. Biancaneve. È stato solo uno sbaglio, Regina. Non sapevo che dicendo a tua madre di Daniel lei avrebbe impedito il tuo matrimonio. Ero una bambina. Una bambina che non ha imparato la lezione più banale. Tutte le azioni hanno delle conseguenze. Puoi uccidermi, Regina. Ma questo regno non potrà mai e poi mai essere tuo. Stanotte verrà giustiziata. Aspettate! Manca qualcosa. La salvatrice non può arrivare fin qui e non giocare a fare la principessa. Ma io dovrei passare inosservata. E se in futuro qualcuno mi riconoscesse? Perché quello di prima era un travestimento eccellente? E ora sbrigatevi e fate tutto il necessario affinché Biancaneve prenda quell'anello. Se i tuoi genitori si incontreranno, tutto il resto tornerà a posto. Piano, vale a dire, è l'unica serie che supporto in televisione. Grazie infinite. E allora, i ragazzi di Once Upon a Time Cosplay li trovate lì dove c'è la foresta. Vedete il loro banner, il loro tavolo con tutti quanti gli accessori, tutti i riferimenti alla serie. Se vi piace questa serie, se vi piacciono loro, seguiteli e fatevi un applauso mentre scendono dal palco. Grazie! Complimenti, complimenti.